Ok, ragazze, mi è arrivata, scusatemi, perdonate, ma mi è arrivata una telefonata in diretta. Hanno addirittura sbagliato e mi si è bloccato tutto quello che stavo dicendo. Cavoli. Raga, io sono ancora qua. Oh, mi dispiace. C'è stata una telefonata mentre io facevo la diretta e mi hanno bloccato tutto. Adesso io ricomincio un'altra volta. Perdonatemi, è successo un pasticcio. Roberta si è messa a telefonarmi mentre io facevo la diretta e mi ha bloccato tutto. Mi dovete perdonare. Non avevo ancora cominciato però, Non avevo ancora cominciato la lezione, avevo dato solo delle spiegazioni. Adesso ricomincio la lezione col fatto di utilizzare la pallina per lavorare con il piede, di utilizzare la sedia. Tutti quanti avete di sicuro la sedia, ok? Quindi siete pronti per ricominciare. Perdonate l'inciampo, ma purtroppo non è colpa mia, mi hanno interrotto la connessione e mi hanno bloccato la diretta. Quindi ci riprendiamo, dai, coraggio, ce la fate, ce la potete fare, tornate con me, tornate con me. Sono qua, mi sto preparando. Mi hanno interrotto la diretta con una telefonata. Io adesso basta, non parlo più e faccio. Così tanto la registro su YouTube, la guardate dall'inizio e non se ne parla più. In piedi. Allora, mettiamo la sedia per comodità lateralmente, quindi dalla parte del poggiaschiena. Io mi metterò di lato per farvelo vedere meglio, ma voi tranquillamente mettetevi in una posizione tale in cui prima di tutto siete saldi e sicuri nell'appoggio e andate a prendere la vostra pallina e la mettete. Io adesso la metto sotto il piede destro. Come la metto sotto il piede destro? Con dolcezza e comincio a fare dei passaggi. Mi tengo alla sedia e comincio a fare dei passaggi avanti e indietro. Quindi vado a far scorrere tutta la fascia plantare dal tallone fino all'alluce. Completamente, cerco di stare dritto, di mantenere bene la colonna eretta, di non lasciarmi andare, di non mollarmi e di elevarmi bene verso l'alto. E vado a creare questa dinamica di oscillazione antero-posteriore del piede. Cerco di collegare dal tallone all'alluce, poi cerco di collegare dal tallone al secondo dito e via via ogni volta fino al quinto dito. Adesso io lo faccio con dolcezza, non sto facendo delle spinte eccessive, sento che il piede è leggero, è dolce e oscilla in questo modo, scorrendo sotto la pallina. Poi a un certo punto mi fermo e faccio in modo di poggiare bene il tallone. Le dita acchiappano bene, come stesso facendo io così con la mano, acchiappano bene la pallina, ok, la stringono. E poi si riaprono, quindi espiro, chiudo, inspiro, apro, espiro, chiudo, inspiro, apro. Cerchiamo di collegare il respiro al movimento delle dita del piede. Quindi espiro, stringo le dita, inspiro, le allargo. Cercate di, adesso io lo sposto un pochino, ma di allargare bene bene le dita, siete sulla pallina comunque, voi avete il tallone in appoggio, mi raccomando, e dopodiché, fatto questo lavoro, vi fermate. E cominciate a fare questo movimento laterale, quindi questo movimento a tergicristallo. Questo permette di mobilizzare la caviglia e di mobilizzare l'anca e quindi prepara anche la preparazione dell'anca. Abbiamo in questo modo. Quindi ancora oscillo da un lato, oscillo dall'altro, tenendo senza esagerare, non stringete troppo la pallina, andate a mobilizzare da un lato all'altro, da un lato all'altro, dall'altro all'altro. Vi fermate e andate a posizionare la pallina sotto la zona del metatarso. Cosa significa? Qua sotto, sotto l'alluce, nella parte più larga. Qua, allora, una volta che siete qua, andate a sentire di nuovo questo appoggio, l'altra gamba ben appoggiata alla terra e portate il peso del corpo leggermente avanti e leggermente indietro. Non dovete schiacciare con la gamba, siete voi che dondolate avanti e indietro, quindi state attenti, non andate a premere con la gamba, basta semplicemente lo spostamento, il ginocchio dove c'è la pallina leggermente piegato e il peso del corpo che bascula in avanti e indietro. Bene, adesso vi spostate un pochino più all'interno, quindi andate tra il secondo e il terzo dito,
Sempre con questo movimento di basculamento, a sentire bene come schiacciate la pallina, lo fate fino al ditino più piccino e quindi continuate ancora ad oscillare avanti e indietro, avanti e indietro, ancora una volta sempre nell'espiro, e poi vi fermate al centro, rimettete bene la pallina al centro e rifate il movimento laterale, quindi a destra e a sinistra il piede, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Bene, andiamo nella parte centrale del piede, proprio in mezzo, ok? Quindi, una volta che siamo qua, andiamo di nuovo a creare questo spostamento avanti e indietro del carico corporeo, quindi a sentire bene l'espiro in avanti, l'espiro indietro, espiro avanti, espiro indietro, espiro, inspiro, espiro, e di nuovo andiamo a creare questo lavoro di lateralità, quindi a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Piano piano, attenzione, appoggiate la punta del piede con le dita, sentite la pallina sotto il tallone e anche qua, portandovi con il peso del corpo leggermente avanti e leggermente indietro, andate a sentire che il peso del corpo spinge sulla pallina. Poi fate dei movimenti leggermente destra e sinistra, quindi andando proprio a creare questo scivolamento lateralizzato, destra, sinistra, e vi fermate qua. Ricominciate con decisione, questa volta un pochino più forte la pressione, a far scorrere bene la pallina sotto il piede. Bene, bene, così. Vai. Con decisione, e poi vi fermate e vi appoggiate. Toglietevi dalla sedia e ascoltate il vostro piede. Io sono sicura che qualche cosa è cambiato, sia nella forma, sia nella sensazione di appoggio. Se voi cercate di portarvi in appoggio su una gamba, facciamo su quella che ha appena finito l'esercizio, e stacchiamo l'altra, quindi solleviamo leggermente il piede, e provate a sentire che sensazioni ci sono. E adesso invece riappoggiate tutti e due i piedi e, poggiando il piede che non ha fatto l'esercizio, staccate il piede dove stava la pallina e vi accorgerete della differenza di sensazione. Sicuramente vi sentirete più saldi nell'altra parte. Se provate a fare qualche passo intorno, ok, vi accorgerete anche del piede come si sposa meglio con l'appoggio. Fate adesso una bella ispirazione. In roll down, piega un po' le ginocchia, arrotonda la colonna, scava dall'ombelico e lasciati andare giù. E ti accorgerai anche della diversa tensione a livello posteriore. Probabilmente sentirai che una gamba è più predisposta. E adesso srotoliamo in roll up e andiamo a fare l'altro piede. E adesso sposto la sedia da questa parte, giusto per farmi vedere un po'. Voi non avete bisogno, eh? Ok, da qua, pallina da tennis o no, non importa. Andiamo nuovamente a prepararci, la schiena bella dritta, e cominciamo a far scorrere la pallina avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, senza fare troppo forza, dolci, delicati. Cercate di sentire la luce del tallone, il secondo dito, il tallone. Diciamo, creiamo questo passaggio avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Poi vi fermate. Appoggiate il tallone alla terra, il piede della pallina un pochino più avanti, e sentite che le dita, come sto facendo adesso con la mano, fanno questa sorta di presa, okay? si allargano, si stringono, quindi si spalancano, stringono, si aprono e stringono. E mantenendo queste dita a cupola, andiamo a spostare, tenendo il tallone appoggiato, mi raccomando, andiamo a spostare il piede in questo movimento laterale, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra, dolce dolce. Questo andrà a lavorare e a preparare la caviglia, l'anca, che è fondamentale, e lavorando sull'anca lavoreremo sul bacino e libereremo la colonna. Poi ci fermiamo e andiamo a spostare la pallina sotto l'alluce. Quindi ve lo faccio rivedere, qua sotto, dove c'è la parte più larga. Quindi, se avete la luce valgo, piano piano, delicati, ma vi fa bene. E portando il peso del corpo, tenendo il tallone in appoggio, il peso del corpo avanti e dietro,
Sentiamo come lo stimolo va proprio nei punti particolarmente delicati del nostro piede senza esagerare. Espirando vado avanti, inspirando dietro. Cerchiamo di mantenere la colonna dritta. Poi ci portiamo tra il secondo e il terzo dito e andiamo nuovamente a creare questa oscillazione avanti e indietro. Poi ci portiamo tra il quarto e il quinto dito, il più piccino, e andiamo sempre espirando e inspirando a portarci avanti e indietro. E portando la pallina al centro, di nuovo andiamo ad oscillare di lato, quindi andate a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, dentro e fuori. Ok, così, piano piano. E poi andiamo a mettere la pallina al centro, proprio in mezzo, sempre col tallone in appoggio. Qua delicati, espirando. Chi soffre di piedi piatti delle volte qua c'è un po' di dolore, quindi fate del piano senza esasperare, non c'è bisogno. Tanto se non siete abituati lo sentite subito. I piedi poi sono molto delicati, specialmente perché li teniamo sempre sulle scarpe, con le scarpe dentro le scarpe, e perdono la loro capacità, le loro potenzialità. Poi teniamo qua e andiamo a spostare da un lato all'altro, da un lato all'altro, da un lato all'altro, da un lato all'altro. L'ultimo step è sotto il tallone, quindi poggiamo le dita del piede alla terra, mantenendo questa posizione e sempre portandoci con il peso. Io vedete, sto flettendo i gomiti, mi porto avanti e indietro con il peso del corpo, sento che il tallone schiaccia poco poco di più, non esageriamo, sempre ricordatevi di fare le cose con naturalezza, deve essere tutto fruibile dal vostro corpo, non deve essere forzato. E poi continuiamo a fare tutti questi passaggi, qui un pochino più veloci rispetto all'inizio, un pochino più intensi, cioè sentite che il piede sta lavorando, che preme, che va avanti e indietro, mantenete la vostra schiena comunque dritta, non perdete il controllo delle spalle giù. Ok, e poi ancora qui un pochino più veloce, 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 poi vi fermate e andate a percepire, io mi metto qua davanti a voi, a percepire l'appoggio. Quindi controllate come vi sentite, cosa sentite dai piedi. Facciamo un'altra inspirazione e poi espirando flettiamo leggermente le ginocchia, scavando dall'addome, roll down, lasciamo andare il peso del corpo giù, manteniamo, se ce la fate, la pancia attaccata alle cosce, inspirate e poi espirando srotolate la colonna. E adesso inizia la nostra lezione sulla sedia, la nostra lezione di yoga. Io praticamente insegno, per mia scelta, ho scelto di seguire un certo percorso nello yoga, insegno uno yoga posturale dinamico. Io spero che voi nella sedia arriviate bene a toccare il pavimento, quindi abbiate trovato una sedia che vi permette di mantenere, adesso mi giro un po', di mantenere la colonna dritta, di sentire che i piedi arrivano con facilità alla terra, quindi no, appesi oppure con le gambe penzolanti, avete le gambe così, ok? Quindi adesso non ho la memoria di ferro, tutto non me lo ricordo, comunque cominciamo la nostra preparazione. E cominciando, siccome questa è una lezione di yoga e quindi è molto importante il respiro e la visualizzazione, e quindi adesso io mi porto un pochino più indietro. Allora, se c'è qualcuno che non arriva bene bene a terra, metta anche un cuscino sotto i piedi, così arriva ancora meglio nel caso fosse necessario. Adesso questo non serve. Lo mettete là, vi mettete sul bordo della sedia, non vi appoggiate allo schienale, siete sul bordo, quindi vi permettete, come si dice in inglese, si dice in pizzeri, così, sulla punta, in modo da sentire che la vostra schiena è bella lunga. Provate a mobilizzare leggermente la zona lombare, andando a mobilizzare l'appoggio degli ischi, quindi vedete un po', se io vado a scavare dall'addome, sento quando la mia schiena si eleva e quando invece la mia schiena si lascia andare. Adesso mi giro di qua e vorrei farvi entrare in un concetto abbastanza importante, il concetto di visualizzazione. In questo caso il nostro respiro deve seguire un'immagine, che è quella dell'ascensore, e dobbiamo immaginare di essere
al quarto piano. Noi siamo l'ascensore che deve scendere, il nostro respiro in questo caso. Quindi tenendo le mani sulle cosce, ruotando le spalle, sentendo la base di appoggio sotto i piedi, forti e stabili alla terra, mantenendo questa posizione, provate a chiudere gli occhi se volete o tenerli aperti, oppure socchiusi. Ricordatevi di rilassare il viso, le guance, la bocca, di non serrare i denti e di non bloccare la lingua. E inspirate ed espirate dal naso. Portate sempre attenzione al vostro respiro, solo quello. Se volete chiudete gli occhi. Andate ad inspirare e ad espirare. Cercate di fare in modo, piano piano, che il vostro respiro piano piano si stiri un po'. Si stira partendo dall'inspiro e dall'espiro. Ma per renderlo più profondo, più voi riuscite ad espirare, più riuscirete ad inspirare. E ora immaginate di essere al quarto piano. Il quarto piano è la vostra testa. E inspirando vi preparate ed espirando dalla cima della testa, espirate e scendete al piano delle spalle. Ora inspirate di nuovo dal piano delle spalle ed espirando come se scendessimo con l'ascensore all'ombelico. Ora ancora andiamo ad inspirare ed espirando dall'ombelico andiamo a sentire i piedi alla terra. E restiamo al piano della terra. Ad ogni inspiro ci prepariamo e ad ogni espiro sentiamo che i piedi si radicano maggiormente alla terra. Ne sentiamo la forza e il radicamento e la stabilità di questa posizione che ci viene restituita dalla terra. Se volete ora aprite gli occhi, lasciate le mani ancora un attimo qui sulle ginocchia, controllate che le gambe siano leggermente divaricate, larghe quanto le vostre anche, e mantenete la colonna bella eretta. E ora portate le mani e le unite in segno di preghiera, mantenendo i pollici all'altezza dello sterno. Mantenendo la posizione, inspirate, sentite come l'aria fa espandere il vostro torace. Ed espirando, come il torace si svuota. Privilegiate il respiro a livello del torace, non dell'addome. Ora, alla prossima ispirazione, vi portate su con le braccia, inspirate, vi allungate, forti i piedi alla terra, ed espirando, aprite le braccia e disegnate un cerchio, poi riportate nelle braccia, nella posizione iniziale. E ancora andiamo ad inspirare, ed espirare, disegniamo un cerchio, sempre con i piedi forti alla terra. E di nuovo inspiro, mi distendo bene, mi stiro bene, ed espiro, e lo faccio un'ultima volta, inspiro, ed espiro, tutto molto semplice, molto 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 facile. Ok, adesso proviamo questo, intrecciamo le dita tra di loro, inspiriamo, ed espirando portate le braccia in avanti, sopra la linea della testa, stirandovi bene, e poi andate a riformare un cerchio. Adesso vi giro un attimo, voi restate lì dove siete, riunite le mani all'altezza del cuore, intrecciate le dita, e quando espirate andate ad arrotondare la colonna e riportare le braccia lateralmente. Le riportate giù, andate ad inspirare, ed espirando scavate dall'addome, arrotondate la colonna e poi apritevi bene verso l'alto. E lo facciamo ancora una volta, inspiro e poi vado qua, espirando e ritorno ancora una volta e poi arrotondo la colonna, scavo dall'addome, riporto le braccia verso l'alto e riscendo dolcemente. Lo faccio l'ultima volta,
E poi espiro, scavo, arrotondo, cilo, lombare e ritorno con le braccia lungo i fianchi. Benissimo. E da questa posizione adesso vi mettete con le mani nella posizione del cactus. Che significa la posizione del cactus? Che le braccia sono in questo modo, a squadra. I gomiti e le spalle sono sulla stessa linea. Voi siete sempre seduti sul bordo della sedia. Andando da questa posizione di chiusura con i gomiti alla stessa altezza, dovete inspirare e poi espirando, come abbiamo fatto prima, scavate dall'addome, unite i gomiti e i mignoli e poi inspirate, vi riaprite. E ancora, espirate forti, piede alla terra, inspirate, vi riaprite nella posizione del cactus, guardate bene la schiena, espirate, arrotondate, inspirate, ritornate. Espiro, arrotondo, inspiro, anche il capo si abbassa, abbassate il mento, lo portate allo sterno, inspirate, allungate bene la colonna, vi aprite, espirando vi chiudete, inspirando vi aprite, espirando vi chiudete ed inspirando vi aprite, rilassate le braccia e riportatele sulle cosce vicino alle ginocchia. E da questa posizione adesso piano piano pretenetevi al bordo della sedia, adesso la giro per farvi vedere bene, vi tenete al bordo della sedia, all'estremità, dietro. E a ogni inspiro andate proprio ad espandere il vostro torace e ad ogni espiro a rilassare dolcemente. Inspirando espandete il torace come se le narici fossero nel torace. Espirato lasciate andare. Una sorta di piccolo movimento come nel gatto. Inspirate, espirate. Prendete punto fermo dalla sedia. Quindi cercando di tenere bloccate le braccia belle e distese, andate ad inspirare, spalancare e aprire il petto e il torace, espirate dolcemente, ritornate, inspirate ed espirate. Lo fate un'ultima volta, inspiro, apro bene il torace ed espiro. Mi riporto qua al centro e da qua, adesso mi sistemo bene, vado a mobilizzare le spalle. Facciamole col ritmo del respiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Andate con il vostro ritmo perché ognuno di voi avrà il suo ritmo, quindi cercate di seguire il ritmo del vostro respiro, senza per forza seguire il mio ritmo, andate al vostro tempo e andate comunque a ruotare bene le spalle. Vi fermate in questa posizione, adesso vi portate al contrario. Qui cerchiamo anche di coinvolgere un pochino le braccia, quindi verrà fuori questo movimento un pochino più ampio. Con l'inspiro inizio, con l'espiro concludo il giro. Spingo bene le spalle indietro, lo faccio ancora una volta e poi mi fermo qua. Andando nuovamente in extra rotazione ad aprire il torace e guardare verso l'alto. Espiro, abbasso il mento ma mantengo la colonna lunga. Inspiro, ruoto le mani, i palmi, i mignoli. Attivate bene le dita che sono forti, sentite l'appoggio alla terra. Inspirando, l'appoggio degli ischi per mantenere la colonna bella lunga, quelle ossicine che abbiamo là sotto. E ancora inspiriamo e poi espirando abbassiamo il mento. Ci portiamo adesso in questa posizione che viene definita del candeliere. Ed immaginiamo di avere come due piatti qua, due piatti molto molto buoni, qualcosa di molto prezioso, che non devono cadere, quindi non lasciate le braccia mollicce, siate belli decisi con l'appoggio. Fate dei piccoli movimenti andando ad aprire sotto la linea dell'ascella, nell'inspiro, e nell'espiro riportate i gomiti lungo i fianchi. Inspirate, sentirete le scapole che quando andate a spingere verso l'esterno si vanno ad avvicinare, quando invece andate giù, allora sentite questo movimento dietro, percepite le vostre scapole che si muovono, la punta delle scapole si porta all'esterno e si porta all'interno. Quando andate ad inspirare portate le braccia in fuori, quando andate ad espirare portate le braccia all'interno. E vi fermate in questa posizione. E adesso solleveremo il braccio, andremo ad aiutare la testa ad inclinarsi
leggermente. Mi raccomando, non dovete tirare, è solo un piccolo appoggio, quindi l'orecchio va verso la linea della spalla, l'altro braccio si estende, il gomito, e si mantiene morbido col palmo della mano rivolto verso l'alto. Nello stesso tempo teniamo l'avvicinamento dell'orecchio alla spalla. Respirate nella posizione. Adesso per ritornare, inspirate e sentite la pressione della testa che ti trascina la mano e si trascina il braccio e si rimette dritta. E liberiamo il braccio. Riportiamoci con entrambe le mani nella posizione del candeliere e andiamo dall'altra parte. Andiamo ad inclinare il capo nella direzione opposta, senza forzare, e andiamo piano piano ad estendere il gomito opposto. Il braccio è sempre lì. Il palmo della mano è morbido e nello stesso tempo è leggero, ma trascina e mobilizza comunque i muscoli del collo. Voi non state tirando, state solo accompagnando il gesto. Inspiro ed espirando la testa porta su spingendo la mano e tutte e due le braccia si portano in apertura verso l'esterno e si lasciano andare. Ok, e fate un attimo di movimenti anche con la destra e con la sinistra, andando a sciogliere tutte e due le spalle, ok, e scaricate un po' di tensione, benissimo. Adesso da questa posizione andiamo a creare un lavoro di torsione, quindi voi avete le gambe leggermente sempre larghe quanto le vostre anche, siete sempre seduti sul bordo della sedia, mi raccomando. Andate a portare il dorso, questo è il palmo della mano, questo è il dorso della mano dietro la zona sacrale, l'altra mano libera, la appoggiate all'esterno del ginocchio opposto e andate a ruotare senza forzare, guardate indietro, sentite il vostro corpo e la posizione e respirate nella posizione. Ci facciamo due respiri completi, inspirando sempre tutto dal naso ed espirando, cercate di fare dei respiri belli lunghi. Alla prossima ispirazione ritornerete al centro e adesso andiamo ad invertire, quindi prima prepariamo il dorso della mano opposta, appoggiamo con, in modo da creare una sorta di punto di forza e andando ad inspirare andate a guardare anche lì indietro e tenendo la posizione respirate. E alla prossima ispirazione tornate al centro. Benissimo. Attenzione, adesso facciamo un po' di mobilità delle anche. Quindi adesso ve lo giro la sedia, ma giusto per farlo vedere a voi, abbiamo da sistemarci sempre al bordo della sedia e giusto per dare una sensazione più di controllo, andiamo a prendere la coscia con tutte e due le mani e andiamo a sentire che la possiamo sollevare ed abbassare poco, L'alluce tocca la terra, quindi il vostro alluce descrive il movimento. Andate ad inspirare e ad espirare giù. Quando sollevate la gamba, espirate. Quando scendete, espirate. Fate questi piccoli movimenti, andando a staccare la gamba, di poco, se no si muove la schiena e perdete il controllo. Non è che dovete andare indietro con i cavi, piccino piccino. Poi vi fermate qua. E andate a descrivere dei movimenti circolari. Cosa significa? Che fate fare dei cerchi al vostro ginocchio, ok? Quindi fate dei movimenti circolari, piano piano, l'altra gamba, mi raccomando, bene l'appoggio. E poi andiamo a girare anche dall'altra parte, diciamo 5-6 volte sono più che sufficienti, piano piano così, e poi vi fermate e cercate di ruotare la vostra gamba, in questo caso di metterci così con la gamba sull'altra, potrei senza schiacciare, mi raccomando, una volta che siete qua andate a, ci sono delle persone che potrebbero non riuscire a mettere la gamba così, portatela vicino all'altra aperta in questo modo, se ce la fate tenetelo qua e senza forzare, senza spingere, ruotate la caviglia, fate dei piccoli movimenti con la caviglia sia da una parte che dall'altra e mantenete qua la vostra posizione bene con la colonna lunga e piano piano lasciate andare, ok, e ritornate dall'altra parte.
parte. Rifacciamo tutto con l'altra gamba. Quindi ci sediamo qua, sentiamo sempre al bordo della sedia, andiamo a prendere la gamba con tutte e due le mani, l'alluce attivo, andiamo ad inspirare e ad espirare, inspirare, sfiorate la terra e non poggiate del tutto ed espirare. Quindi inspiro, sollevo, espiro. Cercate di prendere il vostro ritmo, non dovete per forza seguire me col mio respiro, andate col vostro respiro, quindi lo facciamo ancora una serie di volte, poi ci fermiamo su e guidiamo la gamba, quindi la testa del femore, a disegnare dei cerchi, mantenendo sempre il controllo della colonna, bene così, ci fermiamo e facciamo i cerchi nella direzione opposta. Guidando la gamba, piano piano, controllando sempre questa rotazione, poi vi fermate e andiamo, come abbiamo fatto prima, ad accavallare la gamba. Una volta che siete qua, non schiacciate, cercate di lavorare sulla vostra caviglia, quindi andate a creare questi movimenti, questa mobilità, lo fate anche dall'altra parte. Io non ho lo smalto, vedete oggi, quindi non sono molto caruccia da questo punto di vista. Allora, ancora non era arrivata l'estate, ma poi mi sfogo. Poi, allora, da qui piano piano andiamo di nuovo ad appoggiare tutte e due le gambe alla terra ed entriamo in un'altra fase del nostro lavoro. Ci sediamo bene e divarichiamo le gambe. Divaricando le gambe, naturalmente anche qua sempre trovate bene l'appoggio, non siete appoggiati allo schienale, ve lo ricordo, eh? Ok, quindi cercate di stare sempre lì, questo c'è ma è come se non ci sia, uno sgabello sarebbe stato perfetto, ma uno sgabello è già chiedere troppo, quindi non tutti hanno uno sgabello, la sedia per forza, però non ci serve lo schienale, quindi io mi siedo qui di fronte a voi, voi siete là, belli attivi, le gambe sono ruotate verso l'esterno, le ginocchia seguono la linea dei piedi e l'appoggio è fondamentale. Provate a mettere anche le mani sulle cosce e immaginate questa linea, questo ascensore che qui vi porta verso l'alto, ogni volta quando andate ad ispirare. Quindi inspirando sentite la vostra colonna che si eleva ed espirando il vostro corpo che si radica alla terra. Quindi inspirando il corpo si eleva ed espirando. È dal radicamento che noi possiamo elevarci. Senza quello non potremo stare in piedi. La gravità ci impone questo. Quindi da questa posizione qua andiamo a sentire bene gli appoggi e ci mettiamo di nuovo nella posizione quella che abbiamo chiamato prima del cactus. In questa posizione qua partiamo con i gomiti ravvicinati, andiamo ad inspirare, ad aprire il torace, a guardare leggermente verso l'alto ed espirando incrociamo le braccia, abbassiamo il mento e arrotondiamo la schiena. Inspirando ci apriamo, espandiamo il torace, ed espirando ci chiudiamo, mandiamo l'ombelico indietro e arrotondiamo la colonna. Inspirando mi apro, ve lo faccio vedere anche da qua, ed espirando arrotondo la colonna. Inspirando mi apro, espirando arrotondo la colonna. Prendete il vostro ritmo, non dovete seguire tutto il mio ritmo del respiro, andate col vostro. Cercate di espandere il torace, guardare leggermente su. Espirare, arrotondare, sentire la forza dei piedi alla terra, ancora una volta inspirare e poi espirare, benissimo, e da questa posizione qua vi riaprite e andate a sistemarvi con le braccia lungo i fianchi. Allora, da qui potete toccare, penso, il bordo della vostra sedia o comunque potreste mettere la mano sotto la coscia e andate ad inspirare, ad allungarvi verso l'alto. Espirando, riportate l'altra mano sotto l'altra coscia. E inspirando, vi allungate su. Potete anche guardare la mano. Espirando, ritornate. Ed ancora, inspiro, mi allungo. Espiro, ritorno. Inspiro, mi allungo. Espiro, l'allungo viene perché i piedi sono fortemente radicati alla terra. Ricordiamocelo. Ok? I glutei sono ben appoggiati, gli ischi sono ben appoggiati. E da qua andiamo a incentivare questo movimento. Poggiate l'avambraccio sulla coscia. Inclinate leggermente il busto, sentite che i glutei restano sulla sedia e poi riandate dall'altra parte. Quindi inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
Inspiriamo ed espiriamo. Quindi nell'inspiro io mi stendo, mi allungo, nell'espiro ritorno al centro, nell'inspiro vado di lato, nell'espiro torno al centro, mi allungo bene su, ritorno al centro, ancora una volta, mi allungo bene e ritorno al centro. Appoggio le mani sulle cosce, mantengo questa posizione di apertura, ruoto le spalle e mi ascolto, sento l'appoggio delle mani sulle ginocchia, dei piedi alla terra, dei glutei sulla sedia, della testa su tutto il resto della colonna. E socchiudo leggermente gli occhi e mi ascolto nel respiro. Gli occhi li chiudete se volete, se vi dà fastidio non fatelo, cercate comunque di mantenere sempre il viso, le guance, la faccia rilassata. Se sorridete ancora meglio, perché così mettiamo in moto un sacco di muscoli carini e ci si vedono meno le rughe. E quindi è una cosa anche dal punto di vista estetico, siamo sicuramente più carini col sorriso che imbronciati. Ok, facciamo un ultimo respiro qua e adesso piano piano da questa posizione ci lasciamo andare con dolcezza, inspirate e poi espirando andate a seguire le gambe, vi portate alla terra, lasciate che la testa venga giù, la schiena è rotonda. Il peso del corpo è tutto in avanti e vi portate con l'appoggio delle dita alla terra e cercate di staccare poi, di spingervi in alto. Quindi siete qua e poi spingete leggermente la terra. Espirate giù, inspirate, mi sollevate, espiro giù, inspiro, mi sollevo, espiro, fletto i gomiti, vado giù verso la terra. Inspirando spingo i polpastrelli contro la terra, elevo e cerco di fare questo movimento con il ritmo del mio respiro, andando ad estendere la colonna nell'inspiro e nell'espiro mi porto alla terra. Lo faccio un'ultima volta, resto qui nella posizione, scarico bene, inspiro e poi espirando vertebra per vertebra rotolo e mi porto su. Benissimo, allora sediamo un po', siamo qua, ci risediamo, ci risistemiamo bene, non mi sono resa neanche conto che il tempo sta volando e adesso andremo a fare un esercizio per la cervicale molto molto importante. È un esercizio un po' di quegli esercizi wow, dici ma cavoli che cosa importante che succede, non ti accorgi se non lo fai. Quindi è molto importante però che noi prendiamo un punto fermo, stiamo seduti nella sedia e non ci muoviamo da qua. E mantenendo le braccia rilassate, andiamo a spostare il capo leggermente a destra, quindi guardiamo cosa riusciamo a vedere con l'occhio in questo lato, quindi il campo visivo qual è, quindi magari identifico delle cose e quindi dico, beh, vedo fino a lì, quanto della mia spalla posso guardare e poi torno al centro. E poi guardo dall'altra parte e naturalmente anche qua quello che ricordo del campo visivo e cerco anche di ascoltare se per esempio la mia testa che cosa sento quando io se ho tensione, se ho qualche diciamo rumorino strano. Ehi là, sono ancora qua, non sono scappata, la connessione è saltata via ma io ci sono, stavamo facendo l'esercizio sul collo. Allora, ci mettiamo qua, abbiamo detto dobbiamo guardare quanto è il nostro campo visivo da una parte e quanto è il campo visivo dall'altra parte. E cosa facciamo? Utilizziamo un lato, quindi decidete qual è il lato, se vi mettete a specchio con me, tirate sulla manina, prendete il vostro tessuto del collo, quindi la vostra pelle qua, e cominciate a massaggiare. Immaginate, allora, vedete, avete presente quando la mamma gatta prende i gattini? Che li prende per il collo e ne prende proprio la cute e la solleva, e la stessa cosa voi dovete fare con le vostre mani, con la vostra mano in questo caso, quindi massaggiare, tirare, cercare come di staccare la cute dalle vertebre e fate questo movimento partendo dal basso fino a salire alla radice della cattacatura dei capelli, lo fate per diverse volte. Quindi cercate di partire dal basso verso l'alto, ok, e poi vi fermate, acchiappate tutto quello che riuscite ad acchiappare,
di tessuto, di pelle, di muscolo, e poi cercate di fare dei movimenti abbassando il mento, sollevando il mento verso il basso, verso l'alto, quindi abbasso il mento, sollevo il mento, abbasso il mento, sollevo il mento. Cerchiamo sempre di farlo col respiro, poi facciamo dei piccoli movimenti a destra e a sinistra, come se dicessimo no, ok? Sempre tenendo questi tessuti della pelle staccati dalle vertebre, mi raccomando, cercate di metterci un po' di energia e di forza, vi fermate e liberate il braccio, sciogliete un pochino la mano e provate a ruotare il capo nella direzione di prima, per vedere se è aumentato il vostro campo visivo, se vedete un pochino più dalla vostra spalla, e provate a ritornare al centro, provate ad andare dall'altra parte e verificare come la mobilità della vostra cervicale possa essere cambiata. Probabilmente vi renderete conto che da una parte il collo gira più che dall'altra. Quindi non possiamo stare così, vediamo di risistemare tutto. Quindi con l'altro braccio andiamo a prendere i tessuti, cerchiamo di scollare anche qua, quindi con l'altra mano, chiaffiamo proprio a mano bigara, a mano brena si dice in sardo, ok? Non so se c'è qualcuno che non è sardo, comunque con tutta bene la mano, bene, tutto il palmo, chiappate bene tutti i tessuti, staccateli bene dalla cervicale, dalle strutture delle vertebre cervicali, cervicale una ne abbiamo, vertebre cervicali ne abbiamo tante, quindi, allora, da qua, una volta che acchiappate bene bene un bel po' di tessuto, cominciate ad espirare, ad inspirare, abbassando il mento, sollevando il mento, abbassando il mento, sollevando il mento. Sempre l'espiro giù e l'inspiro su, lo fate diverse volte, vi fermate al centro e poi fate come dei piccoli piccoli no. Quindi un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra. Ok, dai che ci siamo. Vi fermate, lasciate andare le manine, ok? Lasciate le mani sulle braccia, sulle gambe e provate a vedere. E vi accorgerete che il vostro campo visivo è aumentato, sicuramente se l'avete fatto bene, sia da una parte che dall'altra. E questo è un ottimo esercizio per liberare, tutta la muscolatura che il nostro corpo, in questo caso in questi giorni che abbiamo tenuto sempre il viso così con lo smartphone e quant'altro, si è abbastanza infiammato. Quindi è un modo proprio ottimo per riprendere un po' l'equilibrio nei nostri tessuti del collo. Per finire, adesso io vi faccio fare dei piccoli movimenti con la testa, quindi delle rotazioni con delicatezza, inspirando ed espirando, e lo facciamo anche dall'altra parte. Dopodiché ci fermiamo e rimmaginiamo quel percorso dell'ascensore. Questa volta noi siamo arrivati al piano terra e proveremo a salire al piano alto, ritornare da dove siamo partiti. Quindi il nostro respiro sarà diviso in step e partirà dall'appoggio. Quindi lasciamo le spalle rilassate, il collo lungo e l'appoggio alla terra. E ritorniamo a respirare. Se volete chiudete gli occhi, immaginate questo ascendere, questo salire del vostro corpo, e partendo dall'appoggio andiamo ad inspirare. Espirando sentiamo il radicamento alla terra. Cercate di fare i respiri con il vostro ritmo e con il vostro tempo. Vi ascoltate nel respiro e ascoltate gli appoggi. Alla prossima ispirazione, partendo dalla terra, inspirando salirete all'altezza dell'ombelico ed espirando sentirete bene l'appoggio alla terra. E al prossimo inspiro, dall'ombelico saliamo le spalle ed espirando scendiamo giù. E al prossimo inspiro, dalle spalle sulla cima della testa. Ed espiriamo. Continuiamo ad inspirare, ad espirare, sentendo che il nostro corpo si è elevato verso l'alto, si è scaricato e si è tolto delle tensioni che si portava presso. Respirate tranquillamente, ascoltate il vostro corpo, che anche se radicato, è diventato più leggero.
gli occhi, unite le mani e vi ringrazio. Namaste. Ci vediamo alle 19 con la lezione di Pilates, con la sedia e con la pallina. Sarà tutta un'altra cosa. Vi ringrazio tantissimo e spero di rivedervi dopo o comunque troverete la lezione su YouTube registrata. Un bacio grande e alla prossima. Ciao!